Io sono naturalmente molto emozionata, come puoi immaginare, trovandomi in una città stupenda che è ritornata ancora più bella di prima e che io quell'anno ho visto devastata in un modo che, se si racconta, non si può immaginare. Nonostante i filmati facciano vedere quello che c'era, io nella mia mente di allora pensavo che Firenze non si sarebbe mai più ripresa dopo un danno così devastante. Quindi puoi immaginare gioia, grandissimo piacere nel vedere che col nostro piccolo contributo e con quello di tanti altri che poi si sono rimboccati le maniche, Firenze è tornata a splendere e vi ha riconsegnato la città che tutti noi possiamo ammirare. Però mi piace ricordare due amici che erano con me allora, che sono scomparsi, che si chiamavano Titti Bergami e Beppe Angotti. Noi siamo venuti come dei, mi spiace dire questa parola, come dei turisti per venire a vedere se una nostra amica di Firenze era sana e salva. E quando siamo arrivati qui siamo rimasti 15 giorni dormendo sulle carrozze in disarmo della stazione, che erano di legno, con le coperte militari, perché allora non c'erano tutti i comfort che sarebbero arrivati dopo. Ci sono anche tanti bambini, signore, oggi qua. C'è qualcosa che vorrebbe dirgli, diciamo, da una persona che ha vissuto quel momento? Vorrei dire ai bambini che la solidarietà e la fratellanza sono dei valori universali e che bisognerebbe sempre rimboccarsi le maniche per aiutare gli altri.